al Sunday Show in compagnia di Mr. SS Cosmi. Mister, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Mister, io parto ovviamente dall'evento, una premiazione importante, vengono premiati i miti del calcio quest'oggi qui ad Ascea Marina, ecco anche lei presente, sarà una bella serata, anche un'opportunità per rivedere tanti amici, no? Sì, innanzitutto ringrazio Leo per l'invito, perché ovviamente fa sempre piacere. Adesso mito mi sembra una parola eccessiva, insomma, però sicuramente, se non altro per tanto tempo ho frequentato e frequento ancora questo mondo, quindi sotto questo punto di vista sicuramente esperto, diciamo così. E sì, ovviamente vedrò tanti miei colleghi, ma non solo, tanti tuoi colleghi. E è sempre un momento poi imposto come questo, una cornice che, devo essere sincero, non avevo, cioè io vabbè Napoli la conosco bene, Costa Amalfitana abbastanza bene, però il Cilento non m'ero mai fermato, ero stato a Palinuro, diciamo, e quindi sono felice, mi dispiace che non c'è mia moglie, però vabbè. Mister, partiamo da quello che è il discorso, ovviamente scudetto, ha vinto il Milan, secondo l'Inter, Napoli terzo, ecco questo Napoli, c'è delusione ovviamente per alcuni risultati che non hanno appunto premiato gli azzurri. Secondo lei che cos'è? Mancanza un po' di leadership in campo? Ma sai, sarebbe un discorso troppo facile, no? Fare una somma di punti persi con Empoli, Spezia e qualcun altro. Un conto assolutamente matematico per dire che avresti vinto lo scudetto, però il Milan potrebbe dire che ha perso con lo Spezia l'ultima partita, l'Inter può dire che in 6 giornate ha fatto 7 punti, il Napoli può accampare non la scusa ma la giustificazione del periodo lunghissimo di Koulibaly, Anguissa e Osimhen fuori, e quello hanno inciso. L'Inter può dire di Brozovic, vedi, sto parlando di mille varianti. Io credo che poi alla fine ha vinto la squadra che era più fresca mentalmente, quella che era più coesa, e intendo dire non solo come squadra ma come ambiente, e quindi di conseguenza meritatamente. Quindi può recriminare l'Inter, può recriminare il Napoli, però alla fine questo è un mio giudizio che ho già espresso. Il Napoli ha dimostrato anche dei limiti, quindi io all'inizio a un certo punto la vedevo anche come assoluta favorita o tra le favorite, poi il tempo mi ha fatto capire che molto probabilmente per vincere i campionati ci voleva ben altro sotto l'aspetto mentale e fisico, perché il problema del Napoli, lo dico da un po' di tempo, è fisico, nel senso che tu dai troppo centimetri alle altre squadre e in questo campionato, soprattutto in certi momenti del campionato, diventa determinante. Ecco mister, lei uno dei calciatori a Crotone, gli ha dato tanto spazio, l'ha fatto crescere tantissimo e si è espresso bene anche quando quest'anno mister Luciano Spalletti lo ha chiamato in causa. Io ovviamente mi riferisco ad Adamo Nass. Quanto mister l'ha visto cresciuto ancora di più rispetto all'esperienza con lei a Crotone? Ma no, Adam non ha fatto quello che può fare, e questo è un giocatore che non lo dico, io non c'ho nessun interesse a dirlo, al di là dell'affetto che mi lega alla persona, come credo anche lui nei miei confronti, però questo non c'è. Di solito do giudizi in base a quello che posso avere come esperienza. Lui non è inferiore a nessuno degli attaccanti del Napoli, ovviamente Osimhen ha altre caratteristiche, mi riferivo a quelli del suo ruolo, però se o per un motivo o per un altro poi alla fine non gioca, troppo facile che dire la colpa è dell'allenatore, in questo caso degli allenatori, e allora Adam ha ancora l'età per fortuna per poter dimostrare il suo non immenso talento, però deve darsi lui per primo una svegliata e convincere gli allenatori che è quel giocatore che ha dentro, quel giocatore che ha tutto per poter essere, ma non a Napoli, un protagonista assoluto, però sai, se non lo capisce il giocatore è dura farglielo capire. Ecco mister, un altro calciatore che ha fatto tanto tanto bene è Messias, un calciatore che veniva in pratica da categorie inferiori e che a Crotone appunto è esploso, però al Milan ha trovato un po' di difficoltà, possiamo dire, tant'è che si vocifera possa non restare in rossonero la prossima stagione. Se lei fosse allenatore del Napoli, lo porterebbe al Napoli Messias ed eventualmente dove lo vedrebbe? Tanto non sono sicurissimo che non rimanga,
perché conosco Massara, conosco Maldini e lui ha fatto bene. Bene in un ruolo dove si è sacrificato, perché non è il suo. E credo che anche Pioli e la società siano contenti del lavoro di un ragazzo che inevitabilmente è andato a giocare a Milano, al Milan, e ha anche vinto lo scudetto da protagonista. Quindi io credo che rimarrà al Milan. Nel caso non dovesse succedere, ridico l'estate dopo che può giocare nelle prime otto del campionato, e mi sembra che il Napoli sia terzo. L'ultima, mister, gliela chiedo su Lorenzo Insigne, che lascia appunto il Napoli. Il Napoli al posto di Lorenzo Insigne prende un giovincello, giovane, molto, che si chiama Kvaratskhelia. Secondo lei questo ragazzo può esplodere nel campionato italiano, visto che in Georgia sta facendo davvero molto bene, ma il campionato non è il campionato italiano? E secondo lei quanto il campionato italiano perde appunto con Lorenzo Insigne, che va al Toronto? Ma è chiaro, è una perdita per il calcio italiano, perché poi non è un giocatore a 30 anni, integro sotto l'aspetto fisico, però lui ha speso tanto a Napoli. Essere capitano del Napoli da napoletano l'auguro a tutti, perché poi le soddisfazioni sono immense, però è troppo pesante da sopportare, quindi di conseguenza credo che comunque sia lui era destinato a vivere una situazione diversa, e quindi tutto sommato è meglio che vada all'estero, perché almeno non si rompe il rapporto con i napoletani. Però devo essere sincero, io un paio d'anni l'avrei fatti o a Napoli o in un'altra città nel nostro campionato, però lui avrà fatto le scelte, e al di là di quelle economiche, che ovviamente sono sotto gli occhi di tutti, credo che abbia fatto anche una scelta, come si dice, di vita, portare la famiglia e i figli in un contesto completamente diverso, non da Napoli, dall'Italia. Per la vita sicuramente è un grande balzo in avanti, insomma. Invece di Kvaratskhelia le chiedevo, secondo lei sia... Non lo conosco, so che è un giocatore di talento, mi fido di lui perché ha portato sempre giocatori di grande livello e anche Giuntoli, quindi di conseguenza magari è l'anghissà della situazione, che tutti non conoscevano così, e poi fortunatamente il Napoli, il primo acquisto è anghissà, e credo che sia un grande acquisto. Grazie, mister. Bravo.